Oggi diciamo che è una tappa importante, quella del premio Best Practice a Catanzaro, e mi piace rilevare che c'è una sorta di consecutio temporis con il recente incontro che abbiamo avuto con Alberto Babban. Si è parlato di innovazione in quell'incontro apprezzatissimo, e oggi con il premio Best Practice, che è una sorta, mi piace sottolineare, una sorta di circolo culturale itinerante sull'innovazione, perché da una parte promuove le migliori pratiche sull'innovazione che vengono effettuate dalle società private, dall'altra però è anche un'opportunità per i nuovi, per le nuove imprese, per le start-up, per i giovani, per promuovere delle iniziative private che, come vedremo oggi durante la presentazione del premio che si svolgerà a giugno in Campania a Salerno, ci sono stati dei riscontri pratici, perché ci sono state delle start-up che operano sul mercato e operano anche con entità importanti del mondo imprenditoriale pubblico del nostro paese. Per esempio c'è un'applicazione, Viaggiart, che è stata premiata lo scorso anno, è una startup calabrese che opera con la Telecom. Infatti oggi stesso sentiremo appunto questa esperienza, ma già nel passato ci sono state altre iniziative calabresi che sono state premiate e che hanno avuto modo anche di valorizzare meglio sia la propria iniziativa imprenditoriale nuova sia le buone pratiche che hanno sostanzialmente messo in campo. Mi piace dire che oltre ad essere un circolo culturale itinerante è anche un buon contaminatore da questo punto di vista, perché mette in contatto l'innovazione praticata con l'impresa. Allora, il premio nasce da Confindustria Salerno 9 anni fa e l'obiettivo del premio era quello di far conoscere appunto le innovazioni che producevano le aziende in un primo momento del territorio salernitano e campano. In pochi anni il premio ha assunto una dimensione nazionale. Oramai, ad ogni edizione, questa è la nona, partecipano circa 120 aziende da tutto il territorio nazionale e gran parte di queste anche del sud. Curiosità importante è che nelle ultime edizioni, visto che ci troviamo qui in Calabria, alcune delle aziende vincitrici o della sezione startup o della sezione premio sono risultati appunto delle aziende calabresi, che tra l'altro hanno ottenuto importanti riconoscimenti anche attraverso la possibilità di accedere, alcune di queste, all'albo fornitori Telecom. Altre hanno avuto la possibilità, una startup calabrese ha avuto la possibilità di essere incubata nel Sella Lab, l'incubatore di Banca Sella, ed è stata finanziata da Banca Sella per il suo progetto di sviluppo industriale. Quindi dal sud arrivano comunque idee innovative, e grazie al premio, e quello che è l'obiettivo del premio, stiamo cercando di creare un ecosistema per far sì che queste idee imprenditoriali possano essere declinate in effettive realtà aziendali. Grazie.